peso della moderazione. Io non credo che le cose nascano per una volontà unica. Qui c'è un caso di un radicale che ha presentato un regolamento che secondo lui serviva a far parlare tutti. Il centrodestra l'ha cavalcato di modo da fare, probabilmente, da fare esplodere le contraddizioni di una legge, la par condicio fatta dal centrosinistra. Fatta dal centrosinistra perché, in assenza di par condicio, ce le ricordiamo le elezioni in cui a Mediaset, a Ambra, piuttosto che Raimondo Vianello, dicevano io voto Berlusconi. Quindi, diciamo, è un insieme di ragioni che porta a questo assurdo. Io non voglio interrogarmi sul perché si è arrivati a questo assurdo, voglio uscire dall'assurdo. Per quali che siano le ragioni di uno, dell'altro, dei politici, di quel politico, di quell'altro politico, dell'editore, perché la RAI dice io li vorrei mandare in onda, ma come mi dice il regolamento proposto dal radicale che è del PD, io non li potrei mandare in onda. Allora, le ragioni sono tutte valide. L'unica cosa sicura è che non può essere che in un paese occidentale non ci siano talk show in onda durante le elezioni politiche. Detto questo, ragazzi, aspettiamo 2 settimane e ci saremo di nuovo, eh. Non è finito il mondo. Però ditemi perché bisogna far passare una cosa non giusta e perché devo essere io a dare un'etichetta a quello che è successo, è colpa del politico X, è colpa del politico Y. Io sono un giornalista, voglio fare il mio lavoro, non lo sto facendo. Questa è l'unica cosa che mi interessa, fatemi lavorare. Alessandro Trocino. Hai parlato dei radicali, in effetti Beltrandi ha sempre sostenuto che i talk show potevano andare in onda e la Bonino ti ha attaccato l'altro giorno dicendo, cito testualmente un'agenzia, la strumentalizzazione fatta da parte di alcuni conduttori, manco ci fosse stato un attentato alla libertà di stampa. Lei racconta che tu l'hai chiamata per invitarla in teatro a fare un dibattito con la Polverini e dice mi è parsa una richiesta veramente surreale dopo che invece aveva deciso di non fare la trasmissione in televisione. Diciamo, se la spiegazione data dalla Bonino, da anno zero, del regolamento che hanno fatto loro, fosse stata in qualche misura applicabile, le trasmissioni sarebbero state molto brutte, ma si sarebbero potute fare, penso. Il problema è che, in base a quel regolamento, noi avevamo una cosa come 50 persone da invitare, ma questo è tutto passato. Ora io, è vero, abbiamo chiamato Polverini, Bonino, tanti, tutti quelli di tutte le regioni, cercando di mettere a punto quello che poi siamo riusciti a realizzare in fretta e velocemente a Torino, grazie alla disponibilità di Bresso e Cot. Io, secondo me, era un errore anche il regolamento dei radicali, perché loro speravano, portando la tribuna politica, perché altro non era, nello spazio di Ballarò, speravano di tenere attaccato tutto il pubblico alla televisione e invece di andare in onda il politico che volevano loro, mischiato come volevano loro. Basti pensare che credo che in base alle regole che avevano messo il dibattito su Lazio, adesso si dovrebbe tenere senza il Popolo della Libertà, perché non c'è la lista. Diciamo, era un accrocco legislativo tale per cui alla fine la RAI è impazzita, ha detto, beh, allora non li mandiamo in onda. Non so se facendo apposta o non apposta, non mi Giovanni, ma riguarda. è meglio fare una puntata di Ballarò o di uno degli altri talk show con candidati veri, cioè quelli che possono farcela, più tutti fino ai cespugli, o non fare una puntata di un talk show tipo Ballarò? Ballarò è un'altra cosa. Tu puoi fare una tribuna politica e c'è una testata molto No, ma importante della diciamo, RAI. potevano vincolarvi e dire, vabbè, volete andare in onda, andate in onda, però se fate il dibattito tra i candidati governatori del Lazio, dovete ospitare tutti i Sì, noi candidati. abbiamo detto un'altra cosa, noi andiamo in onda senza candidati di nessun tipo, andiamo in onda senza i politici. Non è univoco il rapporto, cioè non è che si alza il deputato XY e decide chi io ospito. Può mettere dei paletti, all'interno di quei paletti cercherò di fare Ballarò, Però la non una tua è la tribuna politica. trasmissione che più costantemente usa i politici. Forse sarà stata una puntata su 100 senza No, politici. tutte con i Tutte politici. con i politici. Orgogliosamente tutte con i Per te politici. sarebbe la cosa più innaturale. Santoro ha fatto cose senza i politici, Vespa ha fatte di ogni tipo, ma è diverso. Spesso si ride ingiustamente. Vespa ha una periodicità diversa, va in onda Assolutamente. 4 volte a settimana. Se facesse sempre i politici si sarebbe insomma, tolto la vita a gran parte dei telespettatori, forse. Invece fa il film oppure anche il fenomeno di costume e quant'altro. Per te, tu sei l'unico che comprimerebbe completamente quella che è la vocazione di Ballarò, cioè confrontare le parti politiche, le La posizioni politiche vocazione di diverse. Ballarò è dare soluzione ai problemi, per questo noi chiamiamo i politici e per questo noi abbiamo
voglia di sentir parlare i politici. Il fine di Ballarò non è, come intende il regolamento della Commissione di Vigilanza, far parlare i politici e far fare loro propaganda. Il fine di Ballarò è porre dei problemi concreti davanti a politici che possano decidere. Il Ballarò perfetto, se parla di economia, ha sempre Tremonti. Il Ballarò perfetto, se parla di opposizione, ha sempre Bersani e Di Pietro. Il Ballarò perfetto ha la gente che può risolvere il problema di cui parla. Per questo poi magari questo o quell'esponente dicono: ma io vedo sempre gli stessi volti, i deputati sono 900, perché ne chiamate 20? Perché questo è il dramma dell'Italia, le persone che hanno potere sono poche. Noi quelle chiamiamo a confrontarsi con i problemi. Noi non siamo una passerella, non siamo un teatrino, come vorrebbero determinati politici. Nel teatrino, se non può andare lui, vado io. A Ballarò deve venire chi ha responsabilità del problema specifico. Si può dire che, poi subito di nuovo la parola a voi, si può dire che in realtà l'origine di questa serie di contraddizioni che hanno portato al blocco parziale, provvisorio speriamo, dei talk show sia proprio stata l'elezione del 2008, che avendo portato in Parlamento solo poche forze politiche, 5 sostanzialmente, ha drasticamente limitato il numero di coloro che hanno non solo diritto comunque ma voce in capitolo, cioè chi risolve i problemi sono le 5 forze parlamentari, gli altri molto meno per vari motivi, per cui si vedono sempre le stesse 20 persone. Ma questo dov'è il problema? No, cioè, è il problema per gli altri, non per gli altri. Che appunto. Capito? Ma per questo esiste la par condicio, perché assicura degli spazi di comunicazione politica a tutti. Però io non posso pretendere che siccome Raul Bova rimorchia, al prossimo film di Raul Bova ci sto io, così rimorchio pure io. Non è così. Quello è un protagonista di un film, fa una cosa, io ne dovrò fare un'altra. Se io chiamo un ministro e il rappresentante dell'opposizione, fino a poco tempo fa c'era un ministro ombra, che gli si confronti, se poi esiste un partito che in quel momento non ha spazio, ma cosa ci posso fare io? È un'altra trasmissione che voi sognate, la comunicazione politica esiste, c'è una legge apposta, ci guardano in pochi, ma perché se venite a Ballarò al posto di Ballarò vi guardano di più? Non credo, vedremo. Guardano meno persone Ballarò, temi tu. No? Ma no, non è più Ballarò, esistono dei professionisti per fare le tribune politiche, io non la saprei fare, esiste una testata apposta in Rai. L'obiezione rispetto a quello che dicevi prima potrebbe essere però che tu dicevi gli ospiti li scegliamo in base all'importanza e al tema che trattiamo, però alcuni ospiti li avete un po' creati voi, mi riferisco per esempio al caso della Polverini, è anche una curiosità. Perché l'abbiamo creata? Perché insomma, come dice Pannella, l'avete invitata in 2 anni forse 15 volte e non era un personaggio così noto diciamo al grande pubblico. Beh, noi stiamo parlando... No, questo te lo chiedo anche per capire il criterio di scelta degli ospiti al di là dei grandi. Diciamo. Ragazzi, cioè, esistono persone che stanno sempre in televisione e che non contano nulla, esistono persone importantissime che in televisione non ci stanno mai. L'idea che noi siamo la principessa che bacia il rospo diventa il... Non è un riferimento a Polverini. No, assolutamente. E neanche alla Brambini. No. Diciamo, l'idea che la televisione crei il personaggio, diciamo, è tipica della visione berlusconiana. Io sono d'accordo che è una visione legittima, ma non è la mia. Io penso che noi chiamiamo le persone che contano, poi ne abbiamo chiamati tanti, tantissime volte e sono scomparsi. Ne abbiamo chiamati, siamo riusciti a avere in studio magari persone una volta e sono le persone più potenti d'Italia. Ma questo rapporto tra televisione e opinione pubblica, questo meccanismo così corrispondente, io faccio questo, succede quell'altro, vado in televisione e vinco.